Mentre in politica tiene banco il dibattito sull'immigrazione, c'è un'altra partita da giocare, forse la più importante, quella sull'informazione. Definita da molti il quarto potere dello Stato per la sua immensa capacità di influenzare il dibattito pubblico, l'informazione viene prima di tutto. In effetti, nessuna scelta in ambito politico può definirsi davvero libera se non si basa su un'informazione pluralista e non manipolata. Per decidere in maniera inconsapevole, insomma, bisogna prima di tutto sentire tutte le campane. E su questo, pensate, è d'accordo anche George Soros, di cui parleremo nel primo servizio, che tra gli obiettivi dichiarati della sua Open Society Foundation pone proprio la necessità di tutelare la diversità delle opinioni. E allora, mentre si aspettano le nuove nomine RAI attese per luglio e soprattutto i nuovi palinsesti, sarebbe il caso di rivedere anche le regole di ingaggio alle quali i social network, divenuti ormai monopolisti di fatto delle informazioni in rete, devono sottostare. Le enormi pressioni che proprio su Google e Facebook i grandi capitali e il loro potere hanno esercitato dopo l'elezione di Trump o dopo la Brexit hanno portato a uno stato di libertà apparente più simile alla censura. Dopo la minaccia di gravi ritorsioni finanziarie, così arrivata dalla Commissione Europea e da George Soros a Davos, le pagine pubbliche di Facebook, magari anche con tantissimi lettori conquistati nel tempo, non distribuiscono più che all'1% dei loro iscritti. E allora succedono cose strane. Succede per esempio che questa controrassegna, pubblicata sul suo canale naturale, sembra raggiungere talvolta poco più che qualche decina di migliaia di visualizzazioni. Ma se viene scaricata e ricaricata da altri profili, raggiunge numeri esponenzialmente più grandi, come i 2 milioni ottenuti dal pezzo sulla Mogherini, e non è l'unico caso, eh? Potete chiamarlo shadow banning, potete chiamarla nuova politica tesa a favorire le relazioni interpersonali, come l'ha definita lo stesso Zuckerberg, oppure potete chiamarla banalmente per gli effetti che produce, ovvero potete chiamarla censura. Intanto sarebbe positivo se il nuovo governo, visto che è il governo del cambiamento, organizzasse dei tavoli di lavoro con i social network come quello che faceva il ministro Orlando e desse delle chiare indicazioni di inversione della linea, dicendo chiaramente ai responsabili delle relazioni istituzionali: l'era della Boldrini e del PD è finita. Noi siamo per il libero dibattito in rete e non abbiamo paura delle opinioni. Visto che al posto di Orlando adesso c'è Bonafede, forse potrebbe cominciare ad occuparsene lui. Sentiamo intanto che ne pensa Marco Montemagno. Oggi viviamo su miliardi di piattaforme: Apple, Netflix, Spotify, Facebook, Google, Amazon, e la lista continua. E la nostra vita dipende da queste piattaforme, sia come creatori di contenuti, sia come utenti, tranquilli, ci guardiamo il nostro feed, abbastanza ignari di quello che c'è dietro. E fino a un po' di tempo fa il problema non si poneva, perché uno diceva: sì, queste piattaforme sono solo tecnologiche e fine del problema. Un freddo algoritmo decide quello che noi possiamo vedere. La verità è che oggi ci rendiamo conto che un freddo algoritmo è un bel niente. Ci sono delle scelte editoriali. Questi signori sono di fatto dei media, anche in buona fede, però sono dei media. Chi è che decide che su Spotify il certo cantante accusato di stupro o di omicidio non possa più essere listato? Chi è che decide che su YouTube un contenuto va bene o non va bene? O nel tuo newsfeed di Facebook tu possa vedere un'immagine di un certo tipo oppure no? Sì, algoritmi e poi alla fine dei conti le scelte editoriali. E allora entriamo nel merito. Chi è che decide quali sono i contenuti e perché? Poi sarebbe il caso di stabilire un principio. Il compito della RAI, azienda pubblica pagata con i soldi dei cittadini, non è quello di fare profitti, ma di fare cultura e di agevolare il dibattito pubblico. L'informazione che produce ha raggiunto il suo obiettivo quando circola. Quindi la prima cosa da fare in tal senso, per un governo del cambiamento, è fare sì che la RAI smetta, ad esempio, di oscurare gli spezzoni su YouTube, perché non è Google che li oscura, ma sono le politiche stabilite dall'ufficio RAI preposto, e che li renda anzi liberamente utilizzabili per costruire dibattiti, confronti, approfondimenti, in un'ottica di fair use, legittimata dal fatto che si tratta di contenuti pubblici, appunto pagati a monte dagli stessi cittadini, ai quali poi non deve esserne precluso l'utilizzo, specialmente quando si parla di informazione. Forse Luigi Di Maio, che ha la delega alle telecomunicazioni, oppure Vito Crimi, che ha la delega all'editoria, potrebbero occuparsene. Nel frattempo, cominciamo noi.
Da oggi, tutte le edizioni della Controrassegna, intere o suddivise per spezzoni, saranno liberamente disponibili sul blog all'indirizzo che indicheremo qui sotto nella descrizione del video. Siete autorizzati, anzi, siete fortemente incentivati a scaricarle e ricaricarle su tutti i vostri canali, pagine e profili, perché l'informazione deve circolare e questa è una battaglia che dobbiamo fare insieme.